Molte coppie sognano di avere dei figli e quando nascono perdono totalmente la testa per loro. A volte però l'amore può accecarci e a pagare le conseguenze sono sempre più deboli. La piccola Elena si è trovata in una situazione molto pericolosa e solo una foto condivisa dal padre sui social network le ha salvato la vita. Iscrivetevi al canale e guardate il video per scoprire come. Lucas e Maria erano sposati da 5 anni, ma non erano ancora riusciti a concepire dei figli. In quel periodo avevano assistito alla nascita di numerosi bambini da parenti e amici, che si erano sposati dopo di loro. Avevano festeggiato con le famiglie e spedito regalini per i neonati, ma nel profondo dei loro cuori avevano sofferto terribilmente per il loro nido ancora vuoto. Ci vuole una grande forza interiore per essere felici dei successi degli altri, nonostante le proprie mancanze. E per fortuna, Lucas e Maria ne avevano in abbondanza. Tante persone li lodavano proprio per il loro coraggio di affrontare le festicciole, i battesimi e i compleanni dei figli dei loro amici, senza provare rancore. Ma ad ogni occasione gioiosa, il loro stoico ottimismo diminuiva un po' di più. Lucas e Maria si amavano molto, ma sentivano che la mancanza di figli stava testando la solidità della loro relazione. Si erano conosciuti sul lavoro in un'azienda che si occupava di finanza, dove Lucas lavorava come contabile e Maria si stava costruendo una carriera da commercialista. Dopo essersi innamorati, avevano deciso di spiccare il volo anche sotto il punto di vista lavorativo e avevano fondato un'azienda tutta loro, che adesso andava a gonfie vele. Un dettaglio che molti ammiravano di loro era il modo in cui le loro menti lavoravano sulla stessa lunghezza d'onda. Quando parlavano con dei clienti o elaboravano delle nuove strategie commerciali, sembrava quasi che stessero usando lo stesso cervello. Avevano lo stesso punto di vista su molti argomenti e si conoscevano così bene da sapere in anticipo quello che avrebbe risposto l'uno o l'altra ad una domanda specifica. C'era soltanto un tema su cui non riuscivano a trovare un accordo duraturo, ed era proprio quello dei figli. Maria era propensa a tentare nuovi metodi per raggiungere il loro obiettivo, mentre Lucas preferiva lasciar fare al tempo. Una sera, incapace di addormentarsi, Maria ha svegliato il marito per comunicargli la sua ultima idea. Lucas aveva fatto fatica a prendere sonno perché aveva percepito l'irrequietezza della moglie, ma quando aveva sentito la sua proposta si è svegliato di soprassalto. Invece di continuare ad aspettare un figlio che non voleva arrivare, Maria voleva procedere con un'adozione. A Lucas però non piaceva molto l'idea. Sapeva bene che sarebbe stato difficile gestire un bambino adottato e non riusciva a immaginare come avrebbe reagito Maria se, poco dopo aver finalizzato la domanda, avesse scoperto di essere finalmente incinta di un figlio biologico. Temeva che avrebbe provato risentimento nei confronti di un figlio così ritardatario o che non avrebbe amato il bimbo adottato tanto quanto il figlio biologico. Aveva sentito troppe storie di adozione finite male e non voleva rischiare il benessere di un bambino soltanto per un capriccio. Sentirla pronunciare quelle parole è stato come una coltellata al cuore. So che ha le migliori intenzioni, ma sapere che non crede nella nostra capacità di concepire mi fa sentire un fallito. Abbiamo aspettato così tanto e adesso sento che la sua fede sta vacillando, ha confessato all'amico George. Le sue preoccupazioni però sono svanite nel nulla quando pochi giorni dopo Maria ha scoperto di essere incinta. Lei e Lucas avevano impiegato 5 anni a raggiungere quel momento, ma di fronte al test positivo hanno capito che ne era valsa la pena. Nell'istante esatto in cui ha ricevuto la bella notizia, Lucas ha iniziato a pregare che fosse una bambina. All'inizio marito e moglie avevano pensato di tenere la gravidanza nascosta fino all'arrivo del nascituro, ma presto si sono resi conto che camuffare il pancione sempre più grande di Maria sarebbe stato impossibile nonostante i vestiti larghi e sformati. In realtà non vedevano l'ora di condividere la bella notizia con il mondo intero, ma sapevano bene che i primi mesi di una gravidanza sono i più rischiosi e non volevano celebrare in pompa magna senza prima avere la certezza necessaria. I giorni passavano e la pancia di Maria diventava sempre più grande. I loro amici non riuscivano a credere alle loro orecchie quando la futura mamma ha annunciato che presto anche lei avrebbe avuto un bambino. Alcuni hanno pensato persino che stesse mentendo per non farsi compatire, ma quando hanno visto il suo bel pancione rotondo hanno messo i dubbi da parte e sommerso la coppia di regali e felicitazioni. Dopo 9 mesi, finalmente Maria ha messo al mondo una femminuccia che ha chiamato Elena. Lucas non poteva essere più felice dell'arrivo della figlia. Ogni giorno sedeva accanto alla sua culla e la fissava per ore con un sorriso commosso sul viso. Maria si è accorta che il marito tornava dal lavoro sempre prima e che si fermava a malapena 5 minuti nella doccia prima di correre dalla bambina. A volte saltava completamente la doccia e correva ad abbracciare la sua Elena con ancora indosso la giacca e la cravatta. Lucas le comprava tutti i giocattoli che vedeva nelle vetrine dei negozi, incluse decine di Barbie che Elena era ancora troppo piccola per maneggiare. Maria si chiedeva spesso perché il marito fosse così entusiasta della bambina.
Certo, essere felice di avere una figlia rientrava nel suo ruolo di padre, ma Luca si comportava come se fosse sotto l'effetto di un incantesimo e lei non riusciva a capire cosa gli passasse per la testa. Un giorno, però, Lucas ha letto la curiosità sul volto della moglie e le ha spiegato il motivo del suo comportamento così sopra le righe. «Sono stato cresciuto da mia nonna. Avevamo un rapporto così profondo che la consideravo la mia vera madre. Da piccolo pensavo che la mia mamma fosse solo una tata che mi portava a scuola. Quindi scappavo sempre di casa per correre da nonna. Prima di spegnersi, mi ha detto che un giorno io e mia figlia avremmo avuto lo stesso rapporto. Voleva che mi prendessi cura della mia bambina come avrei fatto con lei in vecchiaia e come lei ha fatto con me da piccolo. È per questo che volevo una femmina e perché ho insistito per chiamarla Elena, come lei». Maria è rimasta senza parole di fronte a quella confessione. La settimana prima aveva accusato il marito di amare la figlia più di lei e quando lui si era messo a ridere, lei si era arrabbiata moltissimo. Quella sera non gli aveva neanche preparato la cena, perché era sicura che a lui non sarebbe importato nemmeno di mangiare, dato che ormai aveva occhi solo per la figlia. Ora conosceva il vero motivo dietro quell'attaccamento speciale alla bambina, ma non poteva dire di esserne particolarmente felice. Qualche mese dopo, Lucas ha scattato una foto alla piccola Elena che faceva una boccaccia e l'ha condivisa sui suoi profili social. In pochi minuti il suo post ha raccolto decine di commenti. Uno dei suoi amici ha scritto: «Da grande sarà una ribelle e sposerà un ragazzaccio senza un soldo, ma pieno di tatuaggi». Lucas ha riso a crepapelle di quel commento, ma subito dopo le parole di un altro utente gli hanno gelato il sangue nelle vene. Dopo essersi guardato attorno per assicurarsi che Maria non fosse nelle vicinanze, Lucas ha letto di nuovo il commento incriminato e poi ha guardato con attenzione la sua bambina. Non voleva agitarsi per poche semplici parole, ma i suoi occhi hanno catturato un particolare terrificante che l'ha spinto ad esaminare più da vicino gli occhi e la pelle della figlia. Maria è entrata nella cameretta in quel momento ed è rimasta interdetta di fronte al modo frenetico in cui il marito stava osservando la piccola Elena. Quando Lucas si è accorto della presenza della moglie, l'ha guardata con occhi sgranati e le ha mostrato il commento che lo aveva spaventato. Maria ha lasciato cadere il telefono, scioccata, e ha strappato via la figlia dalle braccia del padre. Dopo averla guardata dritta negli occhi, ha strillato: «Dobbiamo portarla subito in ospedale!». Lucas è corso a prendere le chiavi mentre lei afferrava velocemente una borsa con un cambio di vestiti per la bimba. Quando i medici hanno visitato Elena, hanno confermato le parole dell'utente che aveva fatto sorgere un dubbio terribile nei suoi genitori. La piccola aveva contratto una malattia pericolosa, che era passata inosservata alla mamma e al papà. Per fortuna, grazie alle cure tempestive dei dottori, Elena è guarita completamente ed è stata autorizzata a tornare a casa. Ma cosa aveva visto quella persona nella foto della piccola? Il suo commento diceva: «Non ti sembra che abbia gli occhi giallastri? Potrebbe essere solo un filtro o la luce nella stanza, o magari potrebbe essere ittero. Portala da un dottore per escludere eventuali problemi». Firmato una pediatra paranoica. La dottoressa ci aveva visto lungo. In seguito, Lucas ha eliminato il post dalla sua bacheca, ma non prima di ricontattare la pediatra e ringraziarla di cuore per il suo commento. Ispirati dalla loro avventura, lui e Maria hanno deciso inoltre di fondare un'associazione per sensibilizzare la popolazione sui rischi dell'ittero infantile. Conoscevate i sintomi di questa malattia? Cosa pensate dell'intervento virtuale della pediatra? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.